È arrivato un altro pacco. Il primo pacco che mi arriva imballato. Oppela! Canon. Per due obiettivi. Canon 50 mm 1.4. Sono uguali gli obiettivi. Spettacolo. Belli. Faccio una prova sostituendo il 18-55 e vediamo come si vede. Bellissimo. Ovviamente è super zoomato, essendo un 50 mm su un sensore APS-C, e quindi è veramente zoomato rispetto a un punto 1.18, come prima era messa a 1.18, a 18 adesso è 50, con uno sfocato dietro veramente non indifferente. In questo momento, con la camera messa in automatico, vabbè, non c'era dubbio che erano obiettivi di qualità. Guardate, signorina, come esce bene e che dettagli. Comunque sono veramente belli, guardate che sfocato. Hai trovato già il posto dove inserirti? Oggi è festa, è arrivato un altro pacco. Nel frattempo che si cucina la pasta, e questo è l'orario migliore per fare gli unboxing. Sbam, faccio un po' di roba, sbam, 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 e sbam! Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 scatole. Allora, c'è questo, non ha nome, quindi lo apriamo. Un 18-55 Canon per fare finalmente i vlog, per vloggare, quindi questo sarà quello definitivo. Per adesso monta il 16-35, il mio classico solito obiettivo, mentre questo sarà quello per vloggare. SSD portatili che serviranno per registrare con le reflex grandi, quindi questi qui ci permetteranno di registrare in non compresso. Due Panasonic V770, e questi ci permetteranno di fare gli streaming. E infine il magico e finalmente DJI Osmo Mobile 3 Combo, che con questo, vabbè, video del mese è tutta la roba, compagnia bella. Cioè, praticamente adesso si può fare la qualsiasi cosa. Ecco, questo ce l'hanno dato con la custodia. Fantastico, fantastico veramente. Almeno una cosa che ha la sua custodia, invece di avere tutto sciaminato. E dobbiamo comprare le valigette e le varie cose. Sciaminato ovviamente vuol dire tutto un po' qua e un po' là. Molte cose in italiano non so come dirle. Qua ci sono delle strane. Se sapete come si usano queste, ditemelo, perché non so cosa sono. Sicuramente ci saranno le istruzioni, ma. Ah, un sacchetto per contenerlo! Fantastico! Cioè, ma veramente con questa DJI, ragazzi, c'è un altro sacchetto. No, tre piedi. Bellino, della DJI, bellino. Questo si può usare anche per altro, credo. Comunque, se questa roba la volete comprare per voi, consigliatissima, perché io dopo tante tante prove, in qualsiasi modo, alla fine, adesso che abbiamo avuto modo di prenderla, ho scelto queste cose perché sono sicuro che andranno bene. Trovate i vari link di Amazon nella descrizione del video. Se comprate da questi link ci aiutate a, appunto, con questo progetto di questi video nel canale YouTube. E questo è il piccolo Osmo Mobile, che poi alla fine è un mini Ronin, no? Un piccolo Ronin che non so come si sblocca, non lo uso perché non lo so sbloccare. Quindi questo qui è stato proprio inutile. D'altronde è la prima volta che lo vedo in vita mia, quindi poi ci sono le istruzioni, ma non si capiscono tantissimo. Sì? Vabbè, ce la farò, non lo voglio rompere. Adesso guardo meglio le istruzioni. Comunque, raga,
Il resto lo apro più avanti. Ok, si sbloccava tipo tutto particolare. Tutto in modo strano si sta sbloccando. Ah, okay. Ah, era molla tipo. Quindi è così. Ah, io non lo volevo rompere. Va bene. Così si sblocca tutto in un senso. Okay. Ma è succede. Ma come gli arriva la testa? Io non mi spiego come fa ad arrivargli la testa per queste cose. Perché io veramente. Raga, bello, bello veramente. Poi lo imparerò anche ad utilizzare. Perché penso che, ok, tipo così. Penso che si userà tipo così. Va bene, grazie. Comunque li stiamo pagando. Grazie. Ok, sono arrivati altri pacchi. Andiamoli a spacchettare insieme. Allora, sono arrivate le GoPro 2. Una l'ho già iniziato ad aprire. Belle. Penso ci sia l'adesivo. Veramente diversa da quella che avevo io. Ok. Funziona. E sempre queste cose delle app dappertutto. Che palle. Ok, le ho aperte tutte e due. E adesso vado ad aprire. Volevo fare questo unboxing insieme a Melo, però ovviamente stiamo facendo una marea di cose e non ci siamo potuti mettere neanche un giorno. Quindi le avevo iniziato ad aprire una da solo. Ma adesso per vedere più che altro com'era. Adesso ve lo faccio vedere anche a voi. Questa Panasonic Full HD HCB 770. Questi ci serviranno per fare streaming, roba. Quindi vediamo se almeno con la carica industriale funziona. Chiaramente nel pacco le solite cose. Non c'è neanche bisogno che ve le tiro fuori. Sono veramente belline, devo dire, per il prezzo che è. E anche queste non so neanche come si accendono. Proviamo da qui. No? Non gli piace? Completamente scarico. Ho rotto. Questo. Anche se non credo, dai. Vediamo. Apriamo anche l'altra. Intanto stiamo preparando anche i corsi estivi per il, cioè i laboratori per l'oratorio, perché stiamo collaboriamo appunto con l'oratorio di Olivarella e quindi faremo anche i corsi di cinema e quant'altro. Sì, quindi quella è la batteria abbia pure questa, l'altra con questa batteria, quindi sono scariche entrambe, però almeno questa le fa accendere e mi dà almeno la sicurezza che siano funzionanti. E anche questa è assortita dei classici libretti, istruzioni e dei classici accessori e cavi e quant'altro. Ah, mi è arrivato anche il portamemoria, ancora devono arrivare le memorie. Come fanno le persone a dire mai una gioia? Io veramente, ma questa non è una gioia, questa è una gioissima. E non ci credo che gli altri non provano queste cose. Non ci credo che magari le persone non realizzano le cose. Qualsiasi cosa. Signorina, perché sei così esuberante? Ok, le ho messe a caricare. Le ho provate e sembrano funzionare per bene. Raccolgo questo macello prima che signorina cominci a combinare i suoi danni.